La professora, ma oggi ci incontriamo qui appunto a Palazzo Branciforte per l'iniziativa della LUP, Libera Università della Politica, forse perché di politica si fa veramente poco, quella che c'è non dà risposte alla società civile, forse è uno strumento che la direzione vorrebbe utilizzare per portare benefici ai nostri giovani e futuri dirigenti. L'iniziativa di formare nuove classi dirigenti e nuove coscienze soprattutto è fondamentale. Il paese senza democrazia non va da nessuna parte e le spinte di questi ultimi mesi sono assai preoccupanti, che sembrano emergere, no? Anche dalle riforme o pseudo-riforme che vengono prospettate. La cosa importante è che oggi approfondiremo il tema dell'open government, cioè del governo aperto, la trasparenza totale, di quelle forme di cittadinanza che passano attraverso la rete, attraverso internet, la possibilità di consultare gli atti dell'amministrazione, di verificare la tempistica dell'adozione delle decisioni della pubblica amministrazione. Ecco, in questo senso la Sicilia è molto indietro, nonostante le declamazioni di legalità, di trasparenza che spesso vengono fatte, purtroppo il governo aperto, la trasparenza, che erano delle occasioni per rendere accessibili i dati della nostra pubblica amministrazione, sono stati utilizzati sostanzialmente male e pertanto la Sicilia è molto indietro nella trasparenza amministrativa. Più volte abbiamo letto, insomma, delle istanze assai, diciamo, determinanti nei confronti di questa regione, che non è stata, diciamo, da questo punto di vista precisa nei confronti dei cittadini che vogliono chiarezza sui dati, sui documenti che vengono e anche sui provvedimenti che vengono adottati, e spesso questo non è accaduto. Lei si è messo in prima linea, ha scritto e ha avuto anche risposte. Sì, il governo aperto, la trasparenza amministrativa sono come un buon medicinale, un antidoto. Come i medicinali, per esempio anti-influenzali, sono un antidoto alle malattie stagionali dell'influenza, la trasparenza amministrativa, l'open government, è un antidoto alla corruzione e alla pressione mafiosa contro le nostre amministrazioni. Quindi se non funzionano questi antidoti, è chiaro che proliferano le forme corruttive o le forme di utilizzo clientelare della pubblica amministrazione. La vicenda del piano giovani, tanto per entrare che è poi l'oggetto di quell'iniziativa nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che l'associazione che presiedo Sicilia Open Government ha portato avanti, lascia trasparire una contiguità tra politica e interessi clientelari veramente preoccupante, che ha cercato di mettere in campo la responsabilità del dirigente generale assolutamente priva di fondamento e che invece sta facendo emergere pesanti interessi dei politici coinvolti, sia quelli in prima linea che quelli che dietro le quinte hanno ispirato e continuano a condizionare la vita del governo, di cui i nomi sono ben noti, anche se non sono politici o esponenti di associazioni imprenditoriali, magari confindustriali, e che premono sull'amministrazione per condizionarne le decisioni. Queste sono condotte che lasciano molto perplessi e quindi ho chiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di verificare se le condotte sono trasparenti e se l'attività è imparziale. In questo incontro sarà ricordato il professore Centorrino, persona per bene, che ha svolto una seria e fitta attività in ambito formativo. Sì, e che tanto lavoro aveva fatto per dare un volto credibile alla Sicilia, un volto onesto, un volto rinnovato. Purtroppo è venuto meno e oggi avrebbe voluto essere presente, e una delle ragioni sarà proprio quello di ricordarlo, come ricorderemo il generale della Chiesa in un giorno cruciale per la storia della Sicilia. Quanto bisogna contare su questi giovani che saranno i dirigenti del futuro? Tutto, i giovani sono il futuro della Sicilia e la nostra autonomia, che è un bivio tra l'oblio delle clientele, del vecchio modo di gestire la politica e il suo rilancio. Evidentemente non può fidare il suo rilancio se non alle giovani energie, ai giovani siciliani che con entusiasmo pensano che non sia una terra dalla quale scappare, ma una terra nella quale vivere e far vivere i propri figli. Allora, Giuseppe Di Carlo, voi insomma avete avuto quella sensibilità che spesso la nostra politica non ha, quello di credere su alcuni progetti come quello della LUP, della Libera Università della Politica, credere in questo progetto è sostenerla.
In un momento in cui, diciamo, di crisi politica ne stiamo vedendo tanto, anzi forse proprio politica non la possiamo più nemmeno nominare come parola, perché fa provoca un disdegno ai nostri cittadini proprio per la mancanza di sensibilità che ha avuto la politica nel sociale nei confronti dei propri cittadini. Sì, è una scommessa che stiamo facendo, perché vogliamo credere in questa realtà che aiuta i giovani a crescere. Io, per quanto mi riguarda personalmente, lo scorso anno ho finanziato una ragazza a partecipare proprio a questo corso, perché ci tenevo, e avevamo delle grosse difficoltà pure a trovarle, però l'abbiamo trovata, era una ragazza laureata, è stata felicissima di partecipare, ha acquisito tanta esperienza, perché confrontarsi con gli altri, vedere le esperienze degli altri aiuta molto e fa cultura principalmente. Ti vedo particolarmente soddisfatto, vuoi sì. Perché comunque quest'anno c'è stato, diciamo, il boom delle iscrizioni, c'è stata anche la grande partecipazione di esponenti importanti delle istituzioni siciliane e anche oltre, ma soprattutto vediamo una sensibilità verso proprio il lavoro che svolge, l'obiettivo che vuole raggiungere la libera università della politica, forse perché proprio di politica stiamo morendo. Sono soddisfatto perché la qualità dei giovani che si iscrivono alla scuola di alta formazione politica della LUP va aumentando di qualità di anno in anno, e quest'anno devo dire abbiamo dei giovani di grandissima qualità e confidiamo molto in loro, perché noi cerchiamo di dare un contributo, un piccolo contributo nella costruzione della classe dirigente, e non solo politica, anche amministrativa. Lo dice anche la parola della nostra associazione, libera università, perché siamo realmente liberi da condizionamenti partitici. Noi non chiediamo soldi, sponsorizzazioni a chi potrebbe condizionarci, ma solamente alle istituzioni che possono ed a privati che ci stimano. Vogliamo dare un contributo al rinnovamento della politica. Per noi dare un contributo al rinnovamento della politica significa dare la possibilità a giovani che hanno la passione della politica di prepararsi e non andare ad occupare dei posti fare come moltissime di queste persone che per ora occupano, parlando di cose vicine, l'ARS, su 90 deputati regionali. Se dovessi fare delle percentuali sulla qualità andrei su grandi numeri, e quindi preferisco evitare. Qual è l'obiettivo che quest'anno vi siete prefissati? Cioè, qual è il punto focale di questa nuova avventura della LUP? Ma per me, guarda, più che il punto è la preoccupazione, che poi non è solo una preoccupazione nostra, è stata detta all'inizio, il livello politico, ma anche dirigenziale, perché poi il termine politico per noi ha anche un senso molto più ampio, non è solo il politico, significa i dirigenti, la burocrazia, e quindi politico più burocrazia. Il livello qualitativo è veramente scarso. Gli esempi, basta, ripeto, l'ho già detto in più salse, basta pensare a quello che è successo ultimamente, che è veramente, uno è costretto un po' anche a pensare male, però volendo essere buoni, quantomeno sono stati incompetenti. Mi riferisco a quello che è successo alla Regione. Quindi, diciamo, più che obiettivi, di fondo c'è la preoccupazione di creare, perché non si tratta di dire siete scarsi, allora innalziamo il livello, bisogna creare un livello qualitativo della politica, diciamo, adeguato alle esigenze della nostra regione. Questo è un pensiero mio, ma è un pensiero di tanti, penso che chi ci ascolta, è un pensiero dei siciliani, non è che ci siamo qui inventati l'acqua calda. Purtroppo, stando così come sono il quadro che noi abbiamo appreso, nella migliore delle ipotesi io penso purtroppo che qualche cambiamento, prima che lo riusciamo a vedere, se si riesce con altri partner, perché noi non abbiamo l'ambizione di lavorare da sola, non abbiamo l'ambizione di mettere il cappello sulle cose che noi facciamo, se riusciamo a lavorare con altri partner, almeno credo che almeno un quinquennio per cominciare a pensare di vedere qualcosa di cambiato. Parlerete di corruzione, di anticorruzione. Il professor Armao oggi farà una lezione, ci sarà chiaramente un esponente dell'anticorruzione a Palermo, proprio per dire che siamo stanchi di essere stuprati psicologicamente, fisicamente, economicamente. Il paese è al disastro più totale, i giovani dovrebbero essere il nostro futuro, ma Buttafuoco nel suo libro dice: lasciate questa terra perché è una terra senza speranza.
La LUP non la pensa così. Lei mi tocca sulle carni bruciate, perché io ho tre figli, due già sono fuori, una a Londra e una a Milano. Questo è purtroppo, quindi alle volte quando penso questo con tristezza, perché se sono andati non sono andati per una scelta di allargare solo la loro visione, sono andati via perché questa terra, no? Vittime, no, quindi figurarsi se purtroppo non, la mia direzione, il mio pensiero è già diverso. Certo, bisogna lottare, è l'altro ostacolo, l'altro obiettivo, vede, che io vado notando non solo in questi anni, purtroppo come siciliani, come palermitani, non siamo abituati a lavorare insieme. E alle volte quando guardo questa città, alle volte ho l'impressione di trovarmi davanti a tante piccole tribù, dove ognuno ha il suo totem, porta avanti le sue lotte, che molto spesso sono analoghe, non è che non è. Però non c'è la capacità, non c'è la forza per contrastare la corruzione, il malaffare, il malgoverno, non c'è la forza di riuscire a lavorare assieme. Posso assicurare che da parte nostra non c'è nessuna volontà di prevaricare altri, tant'è che siamo forse tra i pochi che riescono a stare assieme alle istituzioni. Ieri ho avuto veramente il piacere, abbiamo avuto i tre segretari regionali dei sindacati, ai quali abbiamo chiesto di collaborare, anche di aver offerto la loro collaborazione, e tutte e tre, non credo che l'abbiano fatto per piaggeria, si sono dimostrati pronti, quindi già i partners di eccellenza che abbiamo, sicuramente il prossimo anno già avremo delle istituzioni ulteriori che si vogliono aggregare a questo progetto, che non è un progetto LUP, è nell'animo, secondo il miglioramento della politica, è nell'animo di tutti i siciliani onesti. Concludiamo dicendo, il Presidente Crocetta è stato invitato. Parteciperà, non ha partecipato, ha risposto o non ha risposto? Il Presidente Crocetta non è stato invitato. Allora dirò di più, abbiamo cercato di limitare, proprio per questa qualità della politica, la presenza dei politici al minimo, proprio, in alcuni casi forse indispensabile. No, non l'abbiamo invitato. Non c'è di peggio di avere a che fare con politici che ti promettono la luna, caricano il singolo elettore di speranze, aspettative anche forti, dopodiché per varie ragioni, adesso non voglio nemmeno andare a sindacare questi, quando si entra, come dire, nella normalità della terra, quindi il post elezioni, il cittadino rimane non deluso, entra secondo me in uno stato di frustrazione, perché tutto quello che si aspettava, posso capire che buona parte è, come dire, slogan, mettiamola così, ma da slogan al nulla o al peggio ne corre. Oggi una seduta anche dedicata a Centorrino, insomma la LUP si sta dando da fare in un momento di crisi politica, esistenziale, sociale, economica e culturale di una terra, insomma, un po' abbandonata a se stessa. La Libera Università della Politica vuole riprendere le ragioni di un impegno costante nel territorio che iniziò dalla illuminata iniziativa di padre Ennio Pintacuda, e oggi qui a Palermo si riprende quel dibattito fondamentale per la crescita della nostra regione. Ritengo che questa fase, soprattutto di voler affrontare le tematiche economico-finanziarie, le ragioni del sud, delle politiche del territorio, sia importante oggi più che mai, vedendo e leggendo come la situazione economica della nostra regione sia una situazione in difficoltà dovuta non solo alle tematiche di politica economica internazionali, ma soprattutto per la mancanza di linee di sviluppo concrete a favore del Sud e a favore delle regioni obiettivo 1. Io ritengo che la Libera Università della Politica possa fare un buon lavoro in questo senso, cercando di rimettere in moto tutte quelle leve dello sviluppo indispensabili nella nuova pianificazione dei fondi 2014-2020, per creare quindi le condizioni di discussione vera con il Governo nazionale e soprattutto per accelerare la spesa nel nostro territorio. Vediamo una formazione che è quella della LUP, con una storia, con una dignità professionale che si è negli anni autofinanziata e anche finanziata, ma è stata anche sostenuta. Sì, io storicamente sono sempre stato amico e vicino agli amici della Libera Università della Politica, e ho sostenuto e apprezzato
le iniziative. Oggi sicuramente il mondo della formazione vive un momento di grande difficoltà. Io spero che presto non solo si possa fare chiarezza, ma soprattutto si possa ripartire spendendo quelle risorse che devono poter essere non un pannicello caldo, ma un motore di sviluppo della nostra terra. Io ho letto con molto interesse il volume del professore Armao e in quel volume ho colto aspetti fondamentali della disciplina sul principio di trasparenza, che vorrei sottolineare subito. È una disciplina che non va letta, come dire, isolatamente come principio di buona amministrazione, come principio di accessibilità, come oggi si usa dire, totale alle informazioni, ma che va legata a un nuovo modo di interpretare il senso del lavoro, dell'impegno delle istituzioni contro la corruzione. Cosa voglio dire? Ritengo che la trasparenza sia uno di quegli elementi che, rappresentando un forte deterrente nei confronti di comportamenti, diciamo, patologici o, se volete, antigiuridici, rappresenta un sistema attraverso il quale si fa la prevenzione, che è la vera ricetta del futuro. Ed è la vera ricetta perché l'azione penale, se volete la repressione penale, da sola non basta. Io ho in molte occasioni sottolineato come la repressione penale fino a se stessa, l'idea della carcerazione, è un'idea che non solo non mi piace, ma in ogni caso è contraria al modo in cui la stessa Costituzione italiana, lo stesso ordinamento italiano vede la sanzione. La sanzione che deve avere dei fini rieducativi. Allora, se questo è vero, se si comincia a lavorare sulla prevenzione, se si comincia a lavorare sull'idea che l'integrità, che la lealtà sono principi condivisi dalla comunità di riferimento, e allora da quel punto si potrà avviare un percorso di cambiamento fondamentale.